Buonasera, benvenuti nuovamente a una nuova puntata della rubrica previdenziale di ANF. Siamo stasera con la collega Gianni Vigilia, che ringrazio, perché ci è arrivata una richiesta dalla nostra mail, che è ricordo è previdenza chioccioassociazionenazionaleforense.it, una richiesta un po' peculiare da parte di un collega, il quale ha, non farò il nome ovviamente, ha appena compiuto 70 anni, ha 38 anni di anzianità contributiva. Tuttavia, di questi 38 anni, due non sono regolari, cioè non ha pagato integralmente il contributo dovuto. Quindi il collega mi chiede: posso io comunque accedere alla pensione di vecchiaia retributiva avendo comunque il minimo richiesto dalla norma di anzianità regolare, che sono i 35 anni? Allora, io questa è la domanda che stasera rivolgo a te, Jenny. Poi magari ci serviamo qualche minuto per fare un'integrazione anche rispetto a questa domanda. Sì, buonasera a tutti intanto. Allora, ovviamente dicevamo quelli che sono i requisiti in astratto di età anagrafica 70 anni e di anzianità contributiva ai 35 anni sono ampiamente raggiunti. La questione appunto afferisce la regolarità contributiva che è un requisito richiesto, come sappiamo, dalla Cassa Forense per l'accesso alla pensione tanto di vecchiaia quanto di vecchiaia anticipata e quanto di anzianità. Nel caso specifico, tuttavia, la possibilità alla quale insomma, la risposta può essere buona per il collega, in quanto per il collega vi è questa possibilità di aprire una definizione agevolata per quanto riguarda la riscossione degli anni di anzianità contributiva per i quali non è in regola. Presentare una domanda di pensione di vecchiaia con riferimento agli anni, ai 35 anni, se effettivamente 35 anni di regolarità contributiva vi è, quindi un doppio binario, in cui poter effettuare proprio tanto la regolarità, aversi una regolarità contributiva e una riscossione anche da parte della Cassa Forense. Del resto, come sappiamo, dal 2013 i contributi hanno una prescrizione è una prescrizione decennale, per cui pienamente in tempo. Quindi in Per cui sostanza lui fa la licenza per la pensione, ma assumendo di avere 70 anni, va bene, e i 35 anni di anzianità contributiva richiesta dalla norma. E per quegli anni per cui non è regolare, fa la definizione e poi all'esito della definizione potrà richiedere il ricalcolo della pensione, eventualmente, sì, perché ci potrà saranno. richiedere di tener conto di quegli anni. Ovviamente prima la definizione agevolata o comunque una situazione che dovrà attivare prima comunque una domanda e una situazione di cui dà riscontro nella domanda di pensionamento, cioè la domanda di pensionamento potrà essere solo successiva all'aver pianificato il rientro, il piano di La rientro definizione della norma. per i E contributi. senti, ma se invece appunto l'integrazione, la specifica che ti voglio chiedere è questa: se invece di assumere l'accesso alla pensione che è retributiva, il collega dicesse, poniamo il caso che lo stesso collega, invece di avere solo 2 anni di irregolarità, ne avesse 10. E chiedesse alla cassa di poter accedere, non avendo l'anzianità contributiva necessaria per anche regolare per accedere alla pensione di vecchiaia retributiva, cioè 35 anni, ma avendone, assumiamo, 25 soltanto regolari, potrebbe chiedere alla cassa di accedere alla pensione vecchiaia contributiva? Assolutamente no, purtroppo, nel senso che questo è un orientamento consolidato anche in sedi di Cassazione, perché il fatto che la persona non possa determinarsi uno sconto, una scontistica nei contributi e quindi la necessità che vi sia il requisito della regolarità contributiva è proprio un presupposto per accedere alla pensione. E quindi la Cassazione ha proprio spiegato
che la persona non può, nel caso in cui non abbia almeno i 35 anni di regolarità contributiva, non può optare per un regime che, nonostante comporti un assegno pensionistico probabilmente inferiore, comunque comporterebbe una un'autodeterminazione di una situazione di evasione contributiva, sostanzialmente. Sì, sarebbe un'evasione contributiva che non potrebbe essere ammesso, soprattutto per proprio le finalità del sistema previdenziale e assistenziale. Va bene, grazie. Allora, speriamo di essere stati esaustivi nella nostra risposta. Ricordiamo sempre la mail di ANF, che è previdenza@associazionenazionalecoerenze.it, alla quale rivolgere le vostre domande. Grazie ancora, Jenny. A presto. Prego, buona serata.